L'International Fireworks Fair è giunto all'undicesima edizione. Noi siamo come sempre qui per raccontarvelo dall'Hotel Clorinda di Pestum, una tre giorni all'insegna dello spettacolo pirotecnico, dei pirotecnici, delle attrezzature, delle novità, a cominciare dalla Piro App, quella che l'ASPI ha introdotto già da questa stagione, un'applicazione per ovviamente tutti coloro che si avvicinano a questo mondo. È questo un meeting delle attrezzature, dei servizi, dei prodotti pirotecnici, un meeting che porta il Made in Italy all'estero, fa sì che il Made in Italy pirotecnico venga conosciuto anche nel mondo appunto estero, in quello che è il mercato internazionale, in quello che è il mercato importante per gli spettacoli pirotecnici. Noi siamo all'Hotel Clorinda di Pestum, non mi dilungo, io vi lascio entrare nell'Hotel Clorinda. All'International Fireworks Fair, che è giunto all'undicesima edizione, c'è ancora la ditta Piro Show con Paolo Lombardi che è qui al mio fianco. Noi ovviamente lo andiamo a salutare. Ciao Paolo. Salve. Paolo, si ritorna all'International Fireworks Fair come ogni anno, giustamente dicevi, proprio perché l'International Fireworks Fair, che ha un filo conduttore dentro di sé, è la volontà di far sì che possa essere per il Made in Italy un trampolino di lancio anche in campo internazionale. Un elemento importante per voi e per le vostre ditte. Sicuramente, sì. Infatti quest'anno noi proponiamo due novità. Una è la nuova Masterful Power. La nuova Masterful Power può alimentare fino a 126 unità non batterizzate, quindi senza batteria, che possono essere o le nostre nuove Smart Slave o le nuovissime Fast Slave. Tutte e due senza batteria e completamente gestibili dalla Master. Ecco, il filo conduttore, alla fine possiamo proprio dire che si tratta di un filo conduttore che consente a tutto di... Un semplicissimo cavo a due poli, non hai bisogno di cavetteria, ma solo un semplicissimo cavo a due poli, un doppino. Questo doppino cosa fa? Alimenta e controlla tutto lo spettacolo, quindi durante lo spettacolo non c'è bisogno di andare sul posto dove ci sono gli artifici ad andare ad accendere le centraline, ma accendendo la master di conseguenza si vanno ad accendere tutti i moduli collegati ad essa. Ecco, nel mondo della pirotecnia si pensa sempre a qualcosa di incredibilmente difficile, invece da quello che vediamo ancora una volta, ancora quest'anno, nell'evoluzione dei vostri prodotti, Piro Show è al passo con i tempi, ma anche a passo con la semplicità. Semplicità e sicurezza, perché viene aumentata la sicurezza, appunto perché il sistema viene acceso a distanza e non più in mezzo ai fuochi. Dicevamo appunto delle innovazioni, di quelle che sono le nuove produzioni di quest'anno. Abbiamo parlato di quella alla nostra destra, ovviamente parliamo anche di quella alla nostra sinistra. Alla nostra sinistra, la novità di quest'anno è il plug, l'aggiunta del nuovo plug. Il nuovo plug sostituisce l'accenditore elettrico, quindi ormai a questo momento non viene inserito più nel monogetto l'accenditore, ma viene inserito il plug alla parte posteriore. E consiste in un tappo. È un tappo che va messo dalla parte di sotto della cometa, sì, o dello sbruffo, e dopodiché, dopo avere questo, cosa si fa? Non c'è più l'accenditore, ma l'accenditore è questo. Quindi il collegamento con la centralina, che in questo momento questa è una piastra a 30 canali, quindi può supportare fino a 30 comete o sbruffi. Quindi il collegamento è semplicissimo, posso andare a mettere l'accenditore, prendere il filo dell'accenditore, andare a mettere la centralina, la procedura è questa, prendere lo sbruffo munito di plug e andarlo a incastrare al nostro portasbruffo. Il nostro portasbruffo è munito di elettronica interna e di conseguenza il gioco è fatto, è già collegato e pronto per andare a sparare. E io ti ringrazio. Grazie a voi.